Chiara, già nella sua introduzione, ha già evidenziato quante siano le definizioni della rivoluzione russa, aberrazione della storia, colpo di Stato condotto da Lenin e la sua cricca, semplice presa del Palazzo d'Inverno, tra l'altro una vulgata presente non soltanto diciamo, negli storici più conservatori, ma anche presenti in alcuni settori della sinistra, anche radicali. Mi ricordo che anche all'interno di Rifondazione Comunista si dibatteva sul carattere specifico della rivoluzione russa. Oppure anche un dibattito che riprende alcuni temi che già sorsero già a partire dall'ottobre, quando i menscevichi o i socialdemocratici sostenevano che in qualche modo i bolscevichi avevano fatto una forzatura contro la storia. Il vecchio Plekhanov, che era stato uno dei fondatori anche che aveva introdotto in qualche modo il marxismo in Russia, così scriveva: "No, la nostra classe operaia è ancora lungi dal prendere nelle proprie mani, con vantaggio per sé e per il paese, la pienezza del potere politico. Imporle questo significa spingerla sulla via di un'immane sciagura storica, che nello stesso tempo sarebbe una sciagura per la Russia." Da parte nostra, penso che anche a partire, penso proprio anche dallo studio, anche di quello che avvenne a partire dal febbraio, emerse in realtà in un brevissimo arco di tempo una mobilitazione generalizzata, impetuosa, che coinvolse tutti gli strati oppressi, come forse mai era successo nella storia. Grandi masse che avevano nel corso degli eventi piuttosto tragici, avevano acquisito un'elevata coscienza politica, dando prova a un dinamismo e a una creatività senza precedenti che le permise di essere protagoniste e anche di creare una serie di istituzioni come originarie, come quella dei Soviet, dei consigli di fabbrica e operai. Interessante però capire, cioè siamo agli inizi del XX secolo, che la situazione in qualche modo in Russia fosse esplosiva era sotto gli occhi di molti. La Russia in qualche modo, la struttura sociale, la Russia aveva subito, cominciava anzi a subire delle trasformazioni. C'era stata nel 1861 una riforma dall'alto, l'emancipazione dei contadini condotta e imposta da Alessandro II, e intanto cominciavano anche a svilupparsi vere e proprie anche isole di capitalismo, una società in cui gli elementi nuovi si intrecciavano con quelli vecchi del vecchio stato autocratico. Una società che era cresciuta su una base, su un'economia contadina, in cui erano ancora forti, nonostante questa emancipazione dall'alto, forti residui ancora di feudalesimo, soprattutto presenti nelle vaste campagne russe, ed in un sistema di potere che vedeva al centro, i grandi proprietari terrieri. Quindi, questa riforma, parlo dell'emancipazione dei contadini del 1861, intaccò quindi ben poco il regime semifeudale vigente nelle campagne. Ricordiamoci che nel corso tra il XIX e il XX secolo, più o meno l'87% della popolazione russa era una popolazione contadina che viveva in condizioni di quasi totale miseria. Ci furono dei tentativi di modernizzare le strutture della vita nazionale, che in qualche modo ottennero qualche effetto. Ci fu in qualche modo, tra il XIX e il XX secolo, come dicevo prima, anche uno sviluppo accelerato del capitalismo e la formazione di alcuni settori industriali importanti, in particolare nelle grandi città, nella capitale Pietrogrado, ma anche in alcune grandi città come Mosca. Pietrogrado era senz'altro il centro però più importante.
in cui apparve anche in rapida ascesa un nuovo proletariato che soprattutto si concentrava in grandi imprese. Per fare un esempio, in Russia siamo proprio nei primi anni del Novecento, le fabbriche con più di 1000 operari, più di 1000 operai impiegavano il 42% della forza lavoro. Se pensiamo agli Stati Uniti che conobbero anch'essi in quegli anni un fortissimo sviluppo industriale, il 18% della forza lavoro impiegata nell'industria era impiegata in fabbriche con più di 1000 operai. C'era quindi da una parte una grande massa di contadini, la costituzione di nuclei di proletariato che in qualche modo si costituiva anche attraverso forti lacerazioni con il proprio passato. Era una classe che veniva anche una classe piuttosto lacerata, che proveniva dalle campagne, che quindi che viveva tra l'altro in condizioni di forte oppressione, non soltanto legate al regime zarista, però una classe in qualche modo che cominciava ad assimilare anche idee rivoluzionarie. Anche qui le ipotesi, la tradizione rivoluzionaria in Russia era anche abbastanza forte. Inizialmente non era l'impostazione socialista, l'impostazione marxista, ma aveva una tradizione populista. La principale formazione rivoluzionaria nel corso di quegli anni era la Narodnaya Volya, che significa in russo volontà popolare, ed era un'organizzazione abbastanza consistente, e tra l'altro in cui si stava anche sviluppando un dibattito su quale tipo di rivoluzione ci sarebbe dovuta essere in Russia, un dibattito legato anche a quella che poteva essere la specifica natura sociale della Russia. Quindi un dibattito che non emergeva quindi un dibattito che non un dibattito abbastanza ampio che coinvolse diversi rivoluzionari e che negli ultimi anni della sua vita anche Marx coinvolto nello stesso dibattito. Di fronte a una lettera di Vera Zasulich, che era una populista russa e che sarà anche tra le fondatrici del Partito Socialdemocratico russo, poi diventerà menscevica in seguito, che però cercava di capire: ma noi rivoluzionari che ruolo dobbiamo avere in Russia? Cioè, in genere nella tradizione marxista c'era il passaggio dal feudalesimo al capitalismo al socialismo. In Russia questo passaggio non c'era stato, c'era un regime ancora semifeudale, cominciavano ad esserci dei nuclei forti anche urbani di operai di fabbrica, però sostanzialmente la società rimaneva ancora contadina, e noi in qualche modo facevamo riferimento al soggetto storico rivoluzionario, i populisti facevano riferimento al soggetto storico dei contadini. Che tipo di rivoluzione dovevamo fare? Marx intravide una possibilità, ipotizzò la possibilità anche di un salto storico in Russia, ossia la possibilità di passare direttamente dal comunismo primitivo al comunismo, ossia di passare da una società che aveva sviluppato attraverso le obscine, il miro, cioè, ossia le cooperative agricole, un modo di produzione di tipo autogestionario, non legato alla società capitalistica, direttamente a una fase comunista.
Questa idea, che era tipicamente, appunto, come dicevo prima, un'idea tipicamente populista, venne ripresa da Marx e Marx stesso suggerì ai populisti questo tipo di passaggio, con l'idea che in qualche modo una rivoluzione in Russia avrebbe innescato, proprio sulla base di questa sua specificità, avrebbe prodotto anche i suoi effetti in Occidente. La Russia, in particolare, perché sussisteva un'aristocrazia, gendarme in qualche modo della controrivoluzione in Europa, avrebbe aperto nuovi spazi. Quindi intravedeva una prospettiva che schematizzo così. Una rivoluzione contadina radicale sulla base delle obscine, quindi della comunità agraria specifica della Russia, che avrebbe in qualche modo, che avrebbe avuto un carattere di tipo democratico, che avrebbe in qualche modo aperto a una rivoluzione socialista in Occidente e che poi in qualche modo avrebbe innescato poi una dinamica mondiale che avrebbe poi influito sulla stessa Russia. Una parte dei populisti rimase convinta di questa idea, fu quella parte che in fondo poi fondò il Partito Socialdemocratico. Parliamo di Plekhanov, della Zasolic, per dire gli esponenti più importanti, di Axelrod e altri, che poi costituiranno il nucleo fondatore del Partito Socialdemocratico Russo. Al contrario, appunto, la maggioranza dei populisti invece si riunì attorno a questa formazione, che divenne la formazione rivoluzionaria centrale, la Rodnaya Volia, la volontà del popolo, che ritenevano invece come centrale non un processo rivoluzionario verso il socialismo, ma un processo rivoluzionario democratico, popolare, che coinvolgesse la maggioranza dei contadini, e questo era il punto centrale. Questa tradizione populista sopravvisse poi nel Partito Socialista Rivoluzionario, che nacque nel 1902 dall'unione di diversi gruppi che appunto provenivano da questa tradizione populista. Erano gruppi che cominciavano a contrapporsi al marxismo di Plekhanov, tra l'altro Lenin cominciava anche qui aveva già scritto alcuni scritti, tra l'altro importanti, sullo sviluppo agrario della società russa, e cominciava a diventare uno dei principali dirigenti del Partito Operaio Socialdemocratico Russo. E qui si forma uno dei partiti che sarà centrale, poi anche, e vedremo, con forti contraddizioni durante la rivoluzione di febbraio, che è appunto, come dicevo, il Partito Socialista Rivoluzionario. In sintesi, questo Partito Socialista Rivoluzionario appunto si ricollegava alla tradizione populista, evocava l'istituzione di un socialismo agrario, si rivolgeva in particolare ai piccoli contadini della Russia rurale. C'era tra l'altro stata una incominciava anche a trasformarsi la proprietà, a trasformarsi il volto anche delle campagne in Russia, si stava formando anche una piccola proprietà contadina, e su cui appunto si poggiavano la maggioranza dei socialisti rivoluzionari, e concepivano in qualche modo la rivoluzione come la sostituzione dell'autocrazia con un regime democratico fondato appunto sul diritto del popolo. Essi fecero tra l'altro del terrorismo individuale la loro tattica, una delle loro tattiche politiche principali, al contrario dei socialdemocratici, che incominciano nel corso del 1900, che si
a formarsi cominciano anche a formarsi anche in contrapposizione a questa tradizione terroristica, che in realtà risale proprio alla tradizione populistica, tant'è che un po' Lenin, un po' sarcasticamente, li chiamava spesso come liberali armati di bombe e Brownings. Questa era la definizione, che armati di bombe e Brownings, che erano sì, le pistole scoppiettanti, i Brownings erano le pistole quelle più, però i revolver. Esatto, la Brownings è il revolver. Certo. Nel frattempo si formano anche, appunto, dicevo, si forma il Partito Socialdemocratico, che incomincia anche qui in questi anni a dividersi in due grandi frazioni, i bolscevichi e i menscevichi. La divisione avviene durante il congresso del 1903, i bolscevichi si radunano attorno a Plekhanov e Lenin. Anche qui la divisione riguarda in particolare la natura e gli obiettivi di un partito marxista rivoluzionario in Russia, però su questo non voglio tornarci, magari sarà anche argomento di discussione poi successivamente. Però è interessante invece soffermarsi appunto anche qui all'interno della divisione tra bolscevichi e menscevichi sul dibattito rispetto a quella che è la natura della Russia e soprattutto rispetto alle prospettive rivoluzionarie, perché in realtà fino al 1905 più o meno, il 1905 vedremo che sarà un anno cruciale, le differenze non sono così accentuate, nel senso che più o meno tutti condividevano l'idea secondo cui la Russia si stava piano piano affacciando al capitalismo era in qualche modo destinata a seguirne le tappe principali, secondo lo schema di cui accennavo prima, cioè regime feudale, rivoluzione borghese, rivoluzione bolscevica. Questa idea, sì, proletaria, socialista, bolscevichi non erano ancora un lapsus, stavo anticipando. Ecco, la differenza emerge sul ruolo del soggetto principale. I bolscevichi, secondo i menscevichi, il ruolo del partito operaio doveva limitarsi in questa fase a dare maggior forza alla borghesia liberale e ad aiutarla in qualche modo ad impegnarsi sulla strada di una rivoluzione di carattere democratico, quindi prendeva più per un'alleanza, diciamo, operai borghesi in vista di una rivoluzione democratica. Era una visione più tipicamente riformista, in cui il socialismo era spesso rinviato in un eterno domani, e in cui in qualche modo il contenuto della rivoluzione doveva quindi limitarsi a quelle trasformazioni che la borghesia in quella fase avrebbe potuto accettare. C'è anche qui tutta un'idea molto meccanicistica, che è comunque un'idea molto diffusa all'interno anche della Seconda Internazionale. Faccio anche qui, apro una parentesi, i socialisti rivoluzionari, i menscevichi e il Partito Socialdemocratico di Visione appartenevano entrambi, tra l'altro, alla Seconda Internazionale, anche il Partito Socialista Rivoluzionario. In qualche modo avviene qualcosa, la rivoluzione del 1905, su cui non mi soffermo più di tanto, che in qualche modo fu però il prologo delle rivoluzioni del 1917, per le contraddizioni che essa racchiudeva. Pensiamo, nasce dopo la guerra russo-giapponese, che incomincia a scuotere l'autocrazia zarista, nasce nella rivoluzione del 1905, incominciano a svilupparsi in maniera forte e organizzata i soviet, in particolare nella città di Pietrogrado. La classe contadina incomincia ad insorgersi e a prendere le terre, incominciano anche a insorgersi proprio a partire anche dalla crisi nata dalla guerra russo-giapponese, alcuni settori dell'esercito che
prendono simpatia per i soviet, i liberali che in qualche modo, secondo anche i mesceliti, sarebbero dovuti essere alla testa della rivoluzione, cominciano ad impaurirsi proprio per la costituzione dei soviet e del processo che si sta innescando in Russia, e cercano invece di frenare questo processo rivoluzionario. Però apre proprio la rivoluzione viene sconfitta e apre un acceso dibattito e impone anche delle forti rotture rispetto proprio alle rispetto anche a quella che è la natura sociale della Russia, al tipo di rivoluzione che ci sarebbe dovuta essere. Innanzitutto Lenin comincia a rompere con l'idea di una rivoluzione a tappe, quindi lo schema, regime feudale, rivoluzione borghese, rivoluzione proletaria, socialista. Secondo Lenin, per le caratteristiche particolari del sistema sociale della Russia, la borghesia russa non era assolutamente più in grado di compiere una propria rivoluzione. A portare a termine la rivoluzione di carattere democratico, quindi pensa che ci debba essere una rivoluzione di carattere democratico contro la monarchia e i proprietari fondiari, potevano essere soltanto il proletariato e i contadini strettamente uniti. Quindi anche rompe con quell'idea menscevica di alleanza tra il proletariato e la borghesia per avviare un processo democratico. Secondo Lenin, ma anche gran parte del gruppo dirigente bolscevico, l'evoluzione dei rapporti di forza e quindi l'accrescere dei rapporti di forza a favore del proletariato avrebbe spinto alla fine la borghesia ad un compromesso con lo zarismo. Per queste ragioni era necessario soffermarsi invece su un'alleanza tra il proletariato e i contadini, che avrebbe potuto a questo punto rovesciare il regime assolutista zarista attraverso quella che chiamava una dittatura democratica rivoluzionaria del proletariato e dei contadini, che avrebbe poi aperto la strada al passaggio verso il socialismo senza un governo liberale, e pone anche al centro il problema dell'indipendenza appunto dei partiti proletari rispetto alla borghesia. Negli stessi anni emerge anche un'altra figura, che è quella di Trotsky. All'epoca non è bolscevico e né menscevico, inizialmente era maggiormente vicino ai menscevichi, non rientro anche qui sulla storia. È un'altra storia, chi vorrà potrà approfondirla, magari poi do anche un po' di bibliografia interessante, però scrive un libro un libro secondo me centrale, che andrebbe forse anche riletto, che è Bilanci e Prospettive, anzi che andrebbe riletto, non forse riletto, andrebbe assolutamente riletto, che è Bilanci e Prospettive, e proprio anche lui, a partire da quella che è un'esperienza storica, che è quella della rivoluzione del 1905. Muovendosi nell'ottica anche dell'ottica dell'evoluzione anche del capitalismo mondiale, di cui la Russia, secondo Trotsky, era parte integrante, il rivoluzionario di Odessa, per una rottura radicale con quella tradizione che appunto pensava la rivoluzione russa in chiave puramente ripetitiva rispetto alle esperienze realizzate dagli altri paesi capitalistici. In sostanza, rompe ancor più di Lenin rispetto a quell'idea di rivoluzione a tappe che era maggioritaria nel pensiero anche marxista, rivoluzionario dell'epoca. Cito Trotsky: tutte le difficoltà di applicare alla Russia lo schema marxista tipico dei menscevichi e in parte ripreso dai bolscevichi, secondo cui la rivoluzione borghese avrebbe portato con un processo naturale inevitabile la futura rivoluzione proletaria, decade.
Esisteva alla radice della struttura economica e sociale della Russia zarista uno squilibrio che impediva al paese di conoscere uno sviluppo capitalistico analogo a quelli delle società occidentali. In sostanza, la Russia, secondo Trotsky, ebbe un processo di industrializzazione diverso rispetto a quelle, diciamo, ai paesi capitalisti avanzati, un processo di industrializzazione che diede vita anche ad una borghesia incapace di esprimersi come classe politica autonoma. Da questo punto di vista, una vittoria completa della rivoluzione democratica, che non era sotto, cioè non si pensava, cioè, non è che pensava di passare da un sol giorno dallo zarismo alla rivoluzione socialista, però la vittoria completa della rivoluzione democratica si sarebbe potuta ottenere solo attraverso un'insurrezione proletaria, perché perseguendo il proprio inesorabile cammino avrebbe conquistato il proprio autonomo potere sotto la forma di una dittatura del proletariato appoggiata dai contadini. Tale dittatura non si sarebbe arrestata agli obiettivi democratici, ma avrebbe scavato in profondità in seno alla struttura sociale. Secondo Trotsky, la strategia bolscevica era corretta nella misura in cui indicava la direzione generale di lotta e le forze sociali che dentro tale lotta si muovevano in modo autenticamente rivoluzionario, quindi i proletari e i contadini, ma incompleta nella misura in cui scandiva scorrettamente gli stadi del processo. Sostanzialmente viene in luce anche l'idea della rivoluzione permanente. Qual era la preoccupazione principale? Innanzitutto era quella di elaborare una strategia politica che chiarisse al proletariato russo le prospettive della futura rivoluzione. Cioè, la futura rivoluzione non poteva essere direttamente democratica e borghese in Russia, perché concorrevano una serie di fattori tra loro combinati sia di ordine nazionale che internazionale. Quindi, da una parte, la debolezza della borghesia russa, tra l'altro legata proprio anche materialisticamente allo zarismo e soprattutto al capitale. Il grosso degli investimenti, tra l'altro, delle industrie russe era sostanzialmente di capitale estero, in particolare del capitale, di capitale francese, e quindi non c'era una solida borghesia capace di determinare un processo rivoluzionario in senso democratico, mentre c'era un forte proletariato che si stava concentrando in grandi fabbriche, in fabbriche più grandi di quanto non lo fossero, di quanto non fossero negli altri paesi industrializzati dell'Europa occidentale, un forte proletariato, tra l'altro, che cominciava ad acquisire anche una forte coscienza, anche a partire dalle sconfitte anche della rivoluzione del 1905, che poteva diventare, presentarsi sulla scena politica come il soggetto principale della rivoluzione accanto ai contadini, soggetto egemone della rivoluzione accanto ai contadini. Anche lì c'è un dibattito che è interessante, perché forse lì incomincia anche un dibattito sull'egemonia che sarà poi sviluppato anche negli anni successivi anche da altri pensatori marxisti. Quindi le contraddizioni ovviamente esplodono durante la prima guerra mondiale, sia dal punto di vista politico, economico e anche sociale. Dal punto di vista politico, innanzitutto, i partiti ovviamente borghesi si schierano apertamente a favore della guerra, anzi sono tra i maggiori sostenitori della guerra. Tra questi partiti troviamo anche il partito dei cadetti, che dopo il 1905 aveva assunto anche aveva avuto posizioni governative durate anche lì poco, insomma due anni, poi anche i cadetti, e che aveva comunque delle posizioni anche molto ambigue rispetto allo zarismo, lo vedremo anche dopo, considerando appunto i legami forti che non soltanto legavano questa borghesia
diciamo all'assolutismo zarista, già timorosa del fatto che comunque qualsiasi, per loro, cioè la loro idea, qualsiasi riforma comunque avrebbe potuto aprire a una rivoluzione proletaria. Di questo avevano orrore. E tra l'altro un'idea che non è solo presente nella borghesia russa, dalla Comune di Parigi in poi le borghesie europee e non solo la borghesia russa incominciano ad avere paura di qualsiasi processo, oggi potremmo dire che parte dal basso, che parte dalle stanze proletarie, che parte dalle classi popolari, perché questo processo avrebbe comunque innescato inesorabilmente un processo rivoluzionario. La borghesia rivoluzionaria di carattere nuovo, diverso da quello borghese. Le borghesie del nuovo secolo sono coscienti di questo. Sono coscienti e cercano di fermare assolutamente qualsiasi processo di carattere rivoluzionario. Tanto più la borghesia russa, che era una borghesia piuttosto debole. Inoltre sono quelle che poi sostengono apertamente la guerra imperialista. Anche qui, come a livello tra l'altro europeo, i socialisti rivoluzionari, diciamo i partiti della seconda internazionale, in questo caso i socialisti rivoluzionari e la maggior parte dei menscevichi, si allinea alle posizioni nazionaliste. Plekhanov incitava alla guerra fino alla vittoria. I bolscevichi sono in una fase di ricostituzione, perché dopo il 1905 avevano subito una brutale repressione, si stavano anche ricostituendo attraverso soprattutto una direzione che era una direzione che era all'estero, non era in Russia, in situazioni piuttosto dure, nel senso che adesso le fonti sono diverse, però si parla che all'interno del comitato centrale, o forse non solo nel comitato centrale, nell'allora si poteva chiamare segreteria del partito bolscevico, ci fossero esponenti della polizia segreta russa, quindi le condizioni di costruzione appunto di un partito effettivamente rivoluzionario non erano facili. E infatti in quegli anni non è i partiti maggioritari, diciamo alla vigilia della prima guerra mondiale, rimangono comunque i socialisti rivoluzionari e la frazione menscevica del partito socialdemocratico, però incominciano a ricostituirsi e sono nei fatti, ci sono anche altre formazioni minori, che comunque sono l'unica formazione che presente tra l'altro nella Duma, a cinque deputati, che comunque si schiera apertamente contro la guerra, anche lì con un dibattito tra l'altro, cioè non è che all'interno del partito bolscevico c'erano anche dibattiti abbastanza accesi, i cinque deputati della Duma all'inizio votano anche una mozione del partito menscevico, completamente diversa, che una mozione che sosteneva sostanzialmente di difendere, diciamo, il patrimonio culturale russo di fronte agli attacchi provenienti dal nemico straniero, sostanzialmente era questo. Tra l'altro una mozione completamente diversa dall'idea invece disfattista rivoluzionaria che aveva Lenin, che era quella di trasformare la guerra imperialista in guerra civile rivoluzionaria. Quindi c'era anche un acceso dibattito. Certo è che però il partito bolscevico è l'unico che si impegna effettivamente contro la guerra. I cinque deputati, tra l'altro russi, insieme a uno che era uno dei principali esponenti del partito bolscevico, che era Kamenev, vengono arrestati, gli altri erano già all'estero. Poi Diego, di sicuro, quando parlerà dei ritorni, vi parlerà anche bene perché parlerà dei ritorni di Kamenev e Stalin, e poi di Lenin nell'aprile e di Trotsky nel maggio, vi accennerà anche bene di questo particolare personaggio, che però era un personaggio influentissimo. Kamenev era molto influente nel partito bolscevico, che però aveva queste oscillazioni un po' di destra, cercava sempre di intrattenere un po' di accordi con i menscevichi, però viene arrestato
viene arrestato, e quindi praticamente il gruppo dirigente bolscevico non esiste più durante, cioè nei primi mesi della guerra in Russia. La dichiarazione di guerra viene fatta nell'agosto del 1914. Anche qui interessante, c'è una situazione particolare, forse diversa anche dalle altre situazioni europee, perché si erano soprattutto nella città di Pietrogrado c'erano stati nel luglio dell'inizio della guerra dei grossi scioperi che chiedevano per un miglioramento delle condizioni di vita nelle fabbriche, le 8 ore, contro il caro vita, e scioperi che abbastanza duri, cioè scioperi che noi adesso potremmo definire, non erano insurrezionali, però quasi, avevano un carattere piuttosto forte. E ovviamente con l'inizio della guerra questi scioperi si arrestarono, però rimase comunque in piedi e salda una forte organizzazione operaia. Non fu completamente smantellato il movimento operaio organizzato nella Russia subito dopo la guerra, anche se al fronte, anche lì le fonti sono diverse, però al fronte ci fu un rinnovamento anche della classe operaia di Pietrogrado. Il 40% della forza lavoro fu praticamente inviata al fronte, quindi fu costretta, cioè si dovette rinnovare. Però persino nel 14, quindi nel momento forse di maggiori difficoltà, in cui comunque lo spirito anche nazionalista faceva anche presa su larghe masse, ci furono anche degli scioperi abbastanza combattivi, che incominciarono a crescere ovviamente col protrarsi della guerra, quando poi le condizioni di vita diventarono sempre più difficile, in cui poi tra l'altro si manifestava la brutalità anche della guerra nel fronte. Per citare alcuni numeri, cioè la Russia tra l'altro fu uno dei paesi che subì tra le maggiori perdite. Innanzitutto nel primo, vabbè adesso cito perché non vedo, però me lo ricordo, nel primo anno di guerra ci furono quasi 5 milioni di vittime tra morti, feriti e prigionieri, cioè una cifra spaventosa, solo nel primo anno di guerra. È chiaro che in quella situazione il numero dei disertori intanto cominciava ad aumentare. Nel corso poi di tutto l'anno, degli anni di guerra, i morti, non le vittime, furono quasi 2 milioni e mezzo, cioè una perdita, quasi il 40% di perdite degli eserciti di tutta l'intesa, insomma. Quindi, insomma, tra l'altro furono mobilitati in guerra 15 milioni di uomini, di persone, uomini, in questo caso di uomini, quelli di donne invece sul fronte, e lì anche vedremo che sarà invece... le donne saranno uno dei soggetti principali anche attivi nel corso della rivoluzione di febbraio, che erano mobilitate soprattutto anche nelle fabbriche, cioè 15 milioni di uomini tra quelli che erano inviati nel fronte e chi stava anche poi nelle retrovie, e quindi era una cifra piuttosto impressionante. In occasione della guerra incominciò a formarsi, tra l'altro, dal punto anche di vista, quindi c'hai i partiti, diciamo, di area socialista e con socialisti rivoluzionari e socialisti, che in qualche modo quindi a maggioranza, socialisti menscevichi a maggioranza, che sono a favore della guerra, si ha un...
si costituisce tra l'altro, e qui è anche interessante, un blocco progressista che comprende, diciamo, l'opposizione tra virgolette democratica liberale borghese. A questo blocco non aderirono soltanto i socialdemocratici e l'estrema destra dei centoneri, che poi anche qui vedrete successivamente chi erano, e con l'obiettivo, però era un blocco progressista in realtà favorevole alla guerra, l'obiettivo era quello in qualche modo di sfruttare l'occasione della guerra per costruire un maggiore rapporto di forza nei confronti dello zarismo e quindi ottenere un maggiore potere ed impedire anche attraverso questo l'esplosione anche di un processo rivoluzionario. Alcuni borghesi sono effettivamente coscienti. Miliukov, che è a capo del partito dei cadetti, diceva, quando si è formato questo blocco progressista, camminiamo su di un vulcano, la tensione è giunta al massimo, basterebbe un cerino gettato per imprudenza a provocare un incendio spaventoso. Buono o cattivo, comunque sia, un potere forte è necessario più che mai. In questo caso il potere forte all'inizio era identificato con lo zarismo. Queste parole sono dette da Miliukov, che poi diventerà ministro degli esteri del governo provvisorio del febbraio del 1917. Intanto effettivamente le proteste operaie crescono, di fronte alle proteste alcuni settori cercano in qualche modo di inglobare anche all'interno di questo blocco i settori socialdemocratici e socialisti rivoluzionari. C'è un tentativo anche in qualche modo le tensioni emergono anche all'interno, diciamo, della monarchia, che in qualche modo cerca anche un colpo di palazzo. Spesso si parla dell'omicidio anche di Rasputin, che fu un tentativo in cui Rasputin era questo mistico russo che faceva parte del, non so, oggi lo chiameremmo il cerchio magico costituito attorno agli zar, allo zar e alla zarina, soprattutto attorno, che però non era certo il responsabile di tutto ciò che accadeva in Russia. Comunque le tensioni diventano sempre più alte e coinvolgono i diversi strati e settori della società russa, non soltanto più gli operai, tant'è che un rapporto del ministro degli interni rivela che attraverso un'inchiesta sui 30.000 soldati russi che nel 1916 si trovavano in convalescenza a Mosca, rivela: sono elementi turbolenti che si ribellano ad ogni disciplina, si comportano in modo scandaloso, provocano risse con gli agenti di polizia, liberano con forza gli individui che vengono arrestati e fuori di dubbi che in caso di torbidi tutta questa banda si schiererà dalla parte della massa. Quindi inizia a crearsi quel rapporto tra soldati e operai che sarà poi al centro della rivoluzione di febbraio. Da notare che la maggior parte di questi soldati, in particolare quelli più indisciplinati, erano sostanzialmente i contadini. In teoria c'erano anche operai specializzati, però, che poi si ribellarono anche loro, però erano quelli. Però la maggior parte erano contadini. E qui c'è un elemento dialettico, nel senso che è chiaro che in un paese in cui i contadini erano talmente sparpagliati, territorio immenso come era la Russia, l'esercito invece li riunisce.
l'esperienza della guerra, della trincea, l'atteggiamento che anche hanno gli ufficiali nei loro confronti, non solo li riunisce, fa anche crescere politicamente, e quindi diventa, l'esercito diventa in realtà uno dei soggetti anche principali di quella che sarà la futura rivoluzione. In particolar modo i principali episodi di subordinazione avvengono già a partire dal 1916. Nel 1915 è già comunque molti cercano di disertare. Nel 1916 è proprio anche dei reparti che si rifiutano di obbedire agli ordini degli ufficiali. Alcuni che cercano di altre note del ministero erano quelli che praticamente c'erano i soldati che fraternizzavano con i prigionieri degli altri paesi, quindi con i prigionieri tedeschi, perché non li consideravano come i loro, con i prigionieri slavi dell'impero russo, con i loro nemici. Il malcontento comincia a crescere. Andiamo proprio alla descrizione delle giornate, perché sono 5 giornate entusiasmanti. Insomma, tutto avviene tra il 23 febbraio e il 28 febbraio del 1917. Inizia nel corso della giornata internazionale. Ma eri al 16, sei passato subito. E passiamo al 17. In subordinazione, aumento degli scioperi operai. Se volete, ci sono anche l'andamento degli scioperi, crescono nel corso degli anni. Già prima delle giornate di febbraio ci furono gli scioperi degli operai della Putilov, che accolsero la polizia con da una pioggia di ferraglie, insomma, moti abbastanza duri. Dati ufficiali proprio parlano del 14 febbraio di 90.000 lavoratori in sciopero, quindi si vede, insomma, una situazione in crescendo, però il là viene dato appunto, avviene nel corso della giornata internazionale delle donne. In quell'occasione molti operai tessili di San Pietroburgo, esplode prima San Pietroburgo, poi esploderanno anche le altre città, la Campania tra l'altro esploderà anche successivamente, e decisero di scioperare e scesero in piazza invocando pane, sostanzialmente era una protesta contro il caro vita, la mancanza di alimenti nelle città. Nonostante i segnali di un'incombente, diciamo, insurrezione, di un processo insurrezionale, nessuna forza politica, nemmeno in questo caso i bolscevichi, si immaginava che quel giorno sarebbe stato l'inizio forse di una vera e propria rivoluzione. Anzi, proprio i bolscevichi di uno dei quartieri, cioè l'organizzazione bolscevica di uno dei quartieri più importanti, che sarà il centro del processo rivoluzionario, che è il quartiere di Viborg, sconsigliava qualsiasi sciopero. Eppure, proprio in quei giorni, i bolscevichi, così come un'altra più piccola formazione, ma presente anche, molto presente a Pietrogrado, che era quella dei Meistrajonci, un nome difficile da pronunziare, che erano i socialdemocratici internazionalisti, che era la formazione in cui vi era Trotsky, erano quelli che invece invitavano a tenere comunque manifestazioni, raduni di protesta contro il caro vita e la protesta. In quel caso però sconsigliavano assolutamente lo sciopero. Una testimonianza anche qui di un membro del comitato centrale, Sliapanov, è interessante. Naturalmente non eravamo sicuri che quello fosse lo scontro ultimo e decisivo con il regime zarista. Quando parlavamo della necessità di tendere al massimo l'energia rivoluzionaria, quindi quando invitavano a manifestare, intendevamo e contavamo solo sul movimento spontaneo. Come esito ultimo, però, ci immaginavamo lo scontro di soldati operai armati contro la polizia e le truppe fedeli alla corona, scontro che si sarebbe potuto concludere con un bagno di sangue e un successivo riflusso. Quindi hanno timore di questo, del bagno di sangue. Intanto il movimento spontaneo
incomincia a emerge non solo a Pietro Grado, ma in altre città dell'impero. Le manifestazioni, tra l'altro, incominciano a coinvolgere anche altri settori, in particolare i settori operai propri del quartiere di Viborg. Si creano, ci sono proprio delle manifestazioni, sono le manifestazioni praticamente sono ondate e masse di operai che vanno di fabbrica in fabbrica ad invitare gli altri operai a scioperare e a scendere. Parte dalle donne, coinvolge altri settori di operai e incomincia, ed è un crescendo, è un continuo crescendo che coinvolge diversi settori operai. Questo lo voglio dire, però la voglio citare. Interessante anche qui una, come viene anche evidenziata la spontaneità di protesta anche qui da uno dei dirigenti anche qui dei bolscevichi di Viborg. Alle vigilia della giornata internazionale della donna, la notte tra il 22 e 23 febbraio, ero stato inviato a tenere l'assemblea delle operai dello stabilimento dei Snoi. Dopo aver illustrato il significato della giornata del movimento femminile in generale, ritenni necessario spiegare la situazione contingente e invitare i lavoratori ad astenersi da scioperi parziali, esortandoli ad aderire alle direttive del comitato del partito. Ero convinto che fosse possibile far rispettare nelle singole sedi le indicazioni del comitato di quartiere. Quale fu il mio stupore, il mio imbarazzo, quando il giorno dopo il 23 febbraio, alla riunione di cellula dei cinque compagni della Ericsson, Nikiko Rihlin annunciò che alcune fabbriche tessili erano già scese in sciopero e che erano arrivate alcune delegate a chiedere sostegno a noi metalmeccanici. Ero indignato dal comportamento delle scioperanti. Non avevano solo ignorato le direttive del comitato di quartiere, ma anche il preciso appello alla disciplina che proprio nella notte io stesso avevo rivolto alle operaie, e adesso di colpo scioperavano. Sembrava non esserci alcun motivo, salvo le code sempre più lunghe per il pane a farle scioperare. C'è anche qui un po' rivolto maschile, ma sì, in fondo, perché le cose le donne in fondo, e quindi si lamentavano per questo, era solo per questo sostanzialmente. Però è interessante capire anche la psicologia degli avvenimenti. E a sua volta anche il governo riteneva che fossero dei semplici scioperi, ma già l'indomani appunto fu chiaro che non si trattava di della solita protesta, delle solite manifestazioni, ma di qualcosa di ben più vasto. Anche qui, dati ufficiali, il 23 febbraio scioperarono 90.000 lavoratori, il 24 già 200.000, il 25 già 240.000, il 26 è più difficile perché è una domenica, però è una domenica di sangue. Lo sciopero si era così esteso all'intero proletariato della capitale. Vedete come c'è proprio un crescere. Solo la capitale. Questi sono di Pietrogrado, perché proprio il centro all'inizio è Pietrogrado. Vuol dire già la dimensione. Cioè 240.000. Era una classe operaia effettivamente a Pietrogrado di una dimensione vasta. Sì. Interi quartieri poi in fermento. A questo punto però non vengono solo più coinvolti gli operai, cominciano ad essere coinvolti altri settori cittadini, la polizia non riesce più ad arginare le manifestazioni, il 25 avviene forse il primo scontro tra i manifestanti e le forze dell'ordine, siamo il 25 febbraio, in risposta al tentativo di attaccare il commissariato di un quartiere di Pietrogrado. Avviene però una sorpresa, in quell'occasione i cosacchi non intervengono e stanno a guardare, una sorpresa anche molto forte per gli operai, perché i cosacchi erano quelli che avevano represso gli operai nel 1905, quindi c'è già una novità, i cosacchi non era la fanteria, era una delle forze predisposte, proprio un colpo scelto predisposto alla repressione. Il 26, che è una domenica, si ha una specie di stasi dello sciopero, ma è naturale, il governo ne approfitta per mandare in strada l'esercito, però a sostegno dei manifestanti intervengono alcuni reggimenti che iniziano a sparare contro invece
la polizia che interveniva contro i manifestanti, e quindi incomincia ad esserci anche l'unione tra l'esercito e i manifestanti, e la classe, in particolare in questo caso la classe operaia. Alcuni reparti che avevano partecipato alla repressione vengono completamente disarmati, in alcuni reggimenti si assiste a delle vere e proprie ribellioni, gli ufficiali vengono uccisi e alcuni reparti si uniscono proprio, stavolta si uniscono veramente agli operai, tra l'altro scene che poi rivedremo anche nel corso di altre rivoluzioni, tra l'altro alcune recenti. Di fatto quindi la situazione ormai esplode, di fatto non esiste più un governo. In questa situazione, salto un po' così, si crea una situazione di dualismo di poteri. Allora, da una parte salta il governo zarista, si crea un vuoto di poteri, si ricreano invece, anche grazie alla coscienza, cioè c'era questa la classe, cioè c'era una classe abbastanza cosciente, soprattutto che aveva acquisito una forza coscienza di sé proprio attraverso l'esperienza del 1905, l'idea dei soviet, ricostituisce i soviet nel corso della rivoluzione di febbraio. I partiti borghesi, che inizialmente cercano in qualche modo di salvare il salvabile, perché alla fine si alleano, cioè da una parte cercano un compromesso con lo zarismo, dicono fatti da parte, pensavano a suo cugino, insomma, pensavano comunque a un'alleanza con lo zarismo per impedire che in qualche modo il corso della rivoluzione trascendesse diciamo gli obiettivi, ma anche in questo caso più democratici. Questa posizione praticamente non regge, anche perché il cugino assolutamente non vuole assolutamente prendersi l'onere del potere. Si crea una situazione di vuoto di potere, e a questo punto il vuoto di potere è di un altro potere, perché nel frattempo si è creato quest'altro potere, che incomincia il soviet di Pietrogrado, anche lì. Incomincia ad assumere dei veri ruoli di potere dello Stato. Di fronte a questo, subito la borghesia si in qualche modo cerca di riallinearsi e crea un governo provvisorio. All'interno di questo governo ci sono settori borghesi e settori che provengono anche, diciamo, dalla sinistra, di sinistra, tra virgolette, nel senso che all'interno del governo incomincia ad emergere la figura di un personaggio come Kerensky, che diventa ministro della giustizia. Kerensky all'epoca era il principale leader di una formazione dei Trudoviki, laburisti, era una formazione che cercava in qualche modo un miscuglio tra liberalismo e populismo, sostanzialmente, molto, molto moderata in realtà, una formazione molto moderata che però voleva essere la copertura a sinistra del governo. La trattativa tra l'altro viene fatta anche con i menscevichi. La maggioranza dei menscevichi rifiuta sostanzialmente perché non gli viene concesso il Ministero del Lavoro, però non è che si oppone direttamente al governo provvisorio. C'è poi l'elezione dei soviet, degli operai. La maggioranza dei soviet è costituita dai menscevichi e dai socialisti rivoluzionari, benché anche i bolscevichi fossero maggiormente presenti, diciamo, tra i settori delle avanguardie, ma diciamo che nella larga massa di coloro che erano insorti c'era una larga fiducia in quei partiti che storicamente avevano combattuto nel corso degli anni lo zarismo e che comunque avevano nel loro programma la ridistribuzione delle terre, la conquista delle 8 ore
erano molto invece ambigui sulla questione della guerra, mentre cresceva fortemente anche il consenso verso una posizione più radicale, cioè la fine della guerra senza annessioni, senza sanzioni, che era invece la posizione dei bolscevichi, e ottengono in qualche modo, però, ottengono la maggioranza all'interno dei soviet, e all'interno dei soviet si crea anche un comitato esecutivo, diciamo l'organo di governo dei soviet, che appunto rappresenta questa maggioranza. Nei fatti quindi siamo di fronte a due organi di potere, da una parte il governo provvisorio, un governo provvisorio che è praticamente sostenuto da quelle forze, cioè che nasce sull'onda della rivoluzione, ma che teme assolutamente la rivoluzione, che vuole non soltanto frenarla, vuole completamente arrestarla, e soprattutto vuole continuare la guerra, perché dalla guerra anche i borghesi traevano enormi, avevano tratto tra l'altro enormi profitti. Non a caso tra l'altro i principali ministeri sono occupati da quel Miliukov di cui avevo parlato prima, e dal principale esponente, che era un po' il capo della Confindustria, il ministero della guerra era costituito dal capo della Confindustria, delle industrie della guerra russa, che era un po' il capo della Confindustria russa. Quindi il carattere di classe era piuttosto evidente. Dall'altra parte hai una pressione da parte dell'assemblea dei soviet. I soviet nel frattempo, il soviet principale si crea a Pietrogrado, ma nel frattempo sorgono soviet anche in diverse città, e non soltanto in diverse città, anche all'interno degli organi, anche all'interno dei settori dell'esercito. C'è una pressione dei soviet ad ottenere quindi redistribuzione delle terre, fine della guerra, la giornata delle 8 ore, e invece il comitato esecutivo, che era l'organo di governo dei soviet, che invece tende a frenare e a volere questa, e a cercare invece un rapporto stretto con il governo provvisorio. Nei fatti quindi si crea però un dualismo, un forte dualismo di poteri tra questa istituzione nuova sorta appunto a partire dalla rivoluzione di febbraio, che comunque aveva, le cui tradizioni risalivano a quella del 1905, cioè che poi fa risalire anche alla Comune di Parigi, però era un'istituzione di carattere nuovo, un'istituzione democratica di carattere completamente nuovo, che rifiutava anche l'idea della delega, e invece un governo borghese che invece assolutamente vuole rompere, non solo frenare, rompere contro la rivoluzione, e si propone in qualche modo di riprendere la guerra, e quindi rinvia sine die i vari progetti di riforma che gli stessi socialisti rivoluzionari e menscevichi proponevano. Dall'altra parte sono gli stessi, ci sono tanti paradossi, gli stessi menscevichi e socialisti rivoluzionari, sostanzialmente proprio per tenere il rapporto stretto con quel governo borghese, non vogliono assolutamente accelerare i tempi, e quindi cercano invece di porre freno a quello, alle rivendicazioni invece che provengono poi dai soviet. All'interno di questo si crea anche un dibattito su come intervenire, all'interno anche del anche lì il partito bolscevico è piuttosto traballante, ma questo Diego appunto parlerà dei ritorni. Nel frattempo ritorneranno a marzo Kamenev e Stalin, ad aprile torna Lenin con le tesi d'aprile, poi ritorna Trotsky, cioè si avvia tutto un dibattito.